Amici del Portale del Verde, eccoci qui ancora una volta a parlare di orchidee. Oggi andremo a dare dei buoni consigli, consigli che arrivano direttamente dalla voce di colui che le coltiva da anni, dal vivaista in questo caso, da Gioele Porrini, qui dalla Varesina Orchidee. Eccoci qui Gioele, allora possiamo dare qualche buon consiglio ai nostri appassionati di orchidee? Qual è il consiglio innanzitutto numero uno per avere queste splendide fioriture? Ma direi che sicuramente il numero uno è la luce. Ecco, questa è una cosa importantissima, perché le piante si nutrono attraverso la luce. Le piante vivono della fotosintesi, producono zucchero a partire dalla luce, e quindi la luce è una delle cose più importanti in assoluto. Tante volte vengono dei clienti e mi dicono: sì, non si preoccupi perché io ho una casa luminosissima. Io dico: aspetti a dirlo, perché lo dicono le piante se la casa è sufficientemente luminosa. La luce è veramente uno degli elementi, anche se a noi non sembra, perché non ci sembra di dar da mangiare alle piante con la luce. In realtà la luce è il nutrimento primario nell'ecosistema e ovviamente anche per le piante. Le piante producono zucchero a partire dalla luce e noi dobbiamo fornirgliene il più possibile, specialmente d'inverno. Specialmente d'inverno, dove la luminosità è inferiore, perché siamo ovviamente al 45° parallelo nord all'equatore, quindi la luce è decisamente minore di quella che c'è nei loro paesi d'origine. E la cosa importante è soprattutto anche l'estate, perché non c'è l'abitudine in estate di portare fuori le piante. Invece l'estivazione, cioè portare fuori le piante d'estate, è una tecnica che rigenera veramente le piante, perché dà loro la possibilità di recuperare tutto quello che hanno perso d'inverno. Quindi d'inverno è quasi come una stagione buia, dove le piante cercano di sopravvivere fino alla fine della stagione, e poi noi d'estate le portiamo fuori. Ovviamente non al sole diretto, sempre riparate da un ombreggiante o da una pianta, da un berceau, da un portico, affinché non prendano il sole diretto durante la giornata, che ovviamente brucierebbe le foglie, perché sono piante che, come abbiamo detto già in altre occasioni, sono piante che vivono all'ombra degli alberi, cioè sono piante epifite, vivono sulla corteccia degli alberi all'ombra delle foreste. Questo è il primo consiglio che vi do. Il secondo consiglio è quello di seguire le buone pratiche colturali. Le buone pratiche colturali sono la concimazione, il rinvaso annuale e l'innaffiatura. Primo fra tutti, vabbè, l'innaffiatura è la cosa più semplice da fare e anche quella però anche più importante, perché presuppone un impegno, non dico giornaliero, ma quasi. Ad esempio in estate, se fa tanto tanto caldo, vanno innaffiate anche tutti i giorni. L'innaffiatura si fa quando la pianta è asciutta, quindi noi prendiamo la pianta così per le orecchie, come dico sempre, e sentiamo il peso. È una cosa che all'inizio è abbastanza difficile, per chi non ha dimestichezza è abbastanza difficile all'inizio, però presto ci accorgeremo che soppesando la pianta ci accorgiamo quando il vaso è leggero e il substrato quindi è asciutto, la pianta va bagnata. Quando il vaso è ancora pesante, come oggi ad esempio il vaso è ancora pesante perché sono state bagnate due giorni fa, e allora a quel punto lì non andremo a ribagnarle ancora, perché andremo a fare qualcosa che alla pianta sicuramente non piace, e questo è importante. A seguire a ruota all'innaffiatura c'è la concimazione. La concimazione è qualcosa che va a completare la fotosintesi, quindi che va a completare il nutrimento da parte della luce, da parte dell'energia solare. Perché? Perché mentre l'energia solare innesca la fotosintesi, o quantomeno sostiene la produzione di zucchero attraverso la fotosintesi, la concimazione apporta quello che viene chiamata nutrimento minerale, cioè dà alla pianta tutto il resto che la fotosintesi non riesce a dare. La concimazione quindi è di fatto fornire dei sali, un mix di sali, con dentro tutti gli elementi che servono, macroelementi e microelementi, che servono ai processi biochimici della pianta. Noi come facciamo questa operazione? La facciamo sciogliendo in un volume d'acqua, che di solito è un litro, una quantità di concime. Ad esempio il concime che abbiamo qui alla Varesina Orchidee è un concime bilanciato, un fertilizzante che si chiama 20-20-20 Varesina Orchidee,
una ricetta studiata attraverso gli anni in cui abbiamo un mix di sali che fornisce alla pianta tutti gli elementi che le servono. È chiaro però che per ottenere un risultato buono questo concime va dato regolarmente tutto l'anno. Di solito si tralasciano i due mesi effettivamente più bui, che sono dicembre, novembre-dicembre, oppure anche i tre mesi, diciamo novembre-dicembre-gennaio. Questo è importante perché? Perché se non c'è la luce, e la luce non innesca i processi biochimici, tutto il motore va più lentamente, quindi anche fornendo dei sali, del concime, diciamo che la pianta non li userebbe poco, quindi fatto nei due mesi invernali più bui si può anche sospendere o si può ridurre la quantità, cioè anziché fare un grammo a litro, che è la dose normale, si fa mezzo grammo a litro. Ecco, questa diciamo è la concimazione. Poi a seguire invece un intervento che è un po' meno diciamo quotidiano è il rinvaso. Il rinvaso, questo è importante perché le piante non possono rinvasarsi da sole, cioè non hanno le braccia, non hanno le gambe, non possono cambiare le lenzuola quando sono sporche, non possono cambiarsi i vestiti, però noi possiamo in qualche modo intervenire per cercare di farle star meglio. Da cosa si capisce che è il momento giusto? Da due cose fondamentalmente: il tempo nel quale una pianta ha soggiornato nel proprio vaso, nel proprio composto, e questo lo si fa perché quando si rinvasa si mette sempre una data sull'etichetta, si mette una data per sapere quando è l'ultima volta che l'abbiamo rinvasata, e di solito a scadenza annuale dobbiamo procedere con il rinvaso. Quindi dopo un anno, all'incirca nella stessa stagione, quindi se abbiamo rinvasato in primavera, di solito possiamo rinvasare la primavera successiva, ecco. E il secondo, la secondo diciamo campanello d'allarme invece è lo stato del composto, cioè dobbiamo un po' fare un mix tra queste due cose: il tempo nel quale la pianta è rimasta nel vaso, che è un dato diciamo oggettivo, e un altro dato oggettivo che però vediamo visibilmente è lo stato del composto, cioè noi dobbiamo vedere se il composto è buono. Questo è un composto buono, vedete ci sono ancora le radici attive, vedete la pianta non è diciamo non fuoriesce totalmente dal vaso, ha ancora spazio per crescere, il composto è buono. Se noi svasiamo la pianta vediamo che la qualità delle radici è buona, vedete anche gli apici attivi e le radici sono buone, hanno consistenza, cioè non sono vuote, no? Hanno consistenza. Questa è una condizione diciamo buona. Prendiamo la nostra pianta e la rimettiamo nel suo vaso perché tutto è a posto. Non abbiate timore anche a fare dei controlli così, eh? Cioè è meglio un controllo in più, vedere se tutto va bene, arrivederci, grazie, e siete a posto. Questo diciamo è la cosa che mi viene di dire, diciamo i quattro punti cardine importanti per... Quindi riepilogando abbiamo detto in primis la luce, poi secondo punto sicuramente l'innaffiatura, che è un impegno quotidiano. Concime. Il concime, che è un impegno un po' meno quotidiano perché lo si fa ogni tre innaffiature, forse prima ci siamo dimenticati di dirlo, e infine il rinvaso, che invece è un impegno se vogliamo annuale o anche biennale, perché tante volte se il composto è tutto a posto e la pianta è cresciuta bene ci possiamo anche prendere diciamo la comodità di rinvasarle una volta ogni due anni. Bene, allora ringraziamo Gioele per questi splendidi consigli. Come sempre vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima! Ciao!